quando è stato eletto poco più di un anno fa, sembrava chiaro che l'intenzione di Modugno fosse quella di voltare pagina. Avete lavorato fino a che avete raggiunto lo scoglio che sembra insormontabile dell'urbanistica. Valutando le carte ci siamo imbattuti nella scoperta di questa situazione che non conoscevamo. Questa città ha vissuto per 15 anni senza l'applicazione di nessun piano regolatore. Con quale meccanismo? Il piano regolatore è questo, io consiglio comunale, modifico questa parte, questa parte, questa parte. Ed eccone un piccolo esempio, strade invase dai balconi che secondo le leggi comunali della Repubblica Indipendente di Modugno non rientrano nelle superfici, ma sono indicati come carichi, balconi, sporgenti, con le relative limitazioni al passaggio per i camion come nelle gallerie. Abusi rilevati dalla Regione come effetti delle norme comunali illegittime che hanno fatto crescere in un solo quinquennio le costruzioni di Modugno dell'83%. Eppure... Quando si è posto questo problema in consiglio comunale, è paradossale, ma è sinistramente paradossale, automaticamente si è creato un altro gruppo. Dalla maggioranza sono usciti 10 consiglieri che hanno detto alt, noi non ce ne usciamo, mettendomi in minoranza. Loro pretendono che oggi io dica quelle norme vanno bene. Una città come questa non può essere governata come fosse una prateria sregolata, deve tornare alla legalità. Se questo non accade, non è il mio posto.